33 minuti dopo le 11 il Radio DJ, venerdì mattina 28 di giugno. Era Lana Del Rey con il disco nuovo che si chiama Doing Time. Questo invece è un disco vecchio che fa Aldo Rock. La sua stanghetta ferita è arrivato Aldo Rock. Buongiorno. Aveva un paio di occhiali fantastici. E che fine hanno fatto? Lo vedete nel filmato. Nel filmato mi vedi con gli occhiali, no? Certo, sono in aereo, seduto, scrivo. Hanno preferito rimanere lì anche loro? No, poi li ho tolti. Quale filmato? Filmato che ha fatto vedere sabato scorso. Alla e si poi, può vedere online? C'è cioè online? Non ancora. Stiamo aspettando delle liberatorie. Sì, liberatorie. No, davvero? Sì. Ma di chi? Lascia stare. Vedo che è un problema e lì mi ci ficco. C'è un problema che normalmente non c'è mai, ma casualmente con Aldo c'è. Grossi grattacapi. Grattacapi. Grosso guaio. Io vorrei che per Chinatown per tutta la mezz'ora si parlasse di questo, ma purtroppo dobbiamo parlare di altro, cioè ieri avete sentito un po' di caldo, porca miseria. Ma, ragazzi, però io ho seguito il tuo consiglio, mi hanno preso in giro giustamente, mi hanno insultato, ma io ho fatto quello che mi hai detto tu, perché ieri ho incontrato Aldo e gli ho detto: certo, con questo caldo come si fa ad andare a correre? No, devi andare perché questo è il momento in cui si vedono gli uomini. Ma no, e però, non è solo questo. E ieri sera sono andato, non è solo questo, è una questione di adattamento. Ok? Allora, se tu vivi 24 ore nell'aria condizionata, ok? Per tutta l'estate nell'aria condizionata, il tuo corpo dice: ah, ma qui si sta da Dio. Quando esce, subisce uno shock termico talmente forte. E più stai nell'aria condizionata, più il tuo corpo non riesce ad acclimatarsi. Certo. Mi rendo conto che ieri c'era una temperatura eccezionale, ma non tanto per la temperatura, per la percentuale di umidità. Perché dovete sapere che comunque ieri i 39 erano percepiti quasi come i 45. Esattamente. Più o meno così. Quindi questa sensazione di umido, e soprattutto stando al sole, tu sai che quando l'umidità si alza, la differenza tra il sole e l'ombra la senti ancora di più. Ma perché hanno inventato il cappello da cowboy? Perché in quel clima caldo, perché hanno inventato la bandana? Perché in quei climi caldi bisogna coprirsi. Essendoci poca umidità, quindi basta che tu ti metti all'ombra, hai sempre un anche po' di brezza. Anche all'ombra di te stesso. Anche all'ombra di te stesso, anche in piedi sotto il sole, ma con un bello Stetson, tu sei abbastanza come protetto. Sì, lo stavo per dire. Ah sì, apporta uno Stetson? Da non è uno Stetson, ma è un cappello. Cappello larghissimo. Ecco, tu, ma come le nostre mondine, ti ricordi? Un cappello da Undertaker. Okay. Un pochino. Quindi la differenza tra La percentuale di umidità e il calore, e il calore secco la percepisci. Certo. Tant'è che i Marines hanno addirittura una scala in cui tra i 30 e i 32 gradi mettono una bandierina gialla in cui devi fare esercizio solo all'ombra, cioè al sole non puoi fare. E sopra i 32 esercizi gradi? Bandierina rossa, dovresti stare immobile. Ecco, ieri era bandiera nera. Okay. E tu mi hai detto di andare a correre. Ma certo, grazie. Perché cosa succede? È ancora rosso adesso. Ascoltami, guarda. Ascoltami. Intanto il nostro corpo cosa fa? Suda. Perché noi per perdere calore sudiamo, quindi devi bere. Quindi cosa fai? Sudi e bevi. Un po' come quando fai sauna, bagno turco e poi cosa fai? Fai il raffreddamento nella vasca. Questo aiuta e allena il tuo corpo a capire: ok, io col caldo ho dei meccanismi e li tengo ben oliati. Quindi cosa succede? Succede anche che se tu sei abituato a sudare, il tuo corpo è in grado di perdere anche meno sali minerali. Perché il corpo è intelligentissimo, no? È come quando tu ti metti a dieta e dici: adesso dimagrisco. No, il tuo corpo è intelligente, dice: oh, sei a dieta, abbasso il metabolismo. E così anche col caldo. È chiaro che devi farlo per passi, cioè non sei un Comanche, non sei un cowboy di quelli duri, non sei un desperado, quindi vai per gradi. Però è fondamentale l'adattamento, uomo.
Non esistono condizioni meteo sfavorevoli. Esistono solo atleti arrendevoli o malecompagiati. Arrivano un sacco di messaggi, per esempio questo che dice: ha ragione Aldo, ieri sono stata tutto il pomeriggio in ufficio senza aria condizionata in modo da adattarmi al clima e soffrire meno la sera quando poi sono andata a correre. Bravissimo. Io in ufficio, essendo esposto a nord e quindi relativamente più fresco, mi sono imposta di non accenderla. Emiliano della Matta, Claudio, sempre donne comunque, che tendono a non accendere. Sanno raccogliere la sfida. Ma c'era un mago, più di un mago, era un grande uomo. Ah, stai parlando di Otelma, sì. No, sì, di Houdini. Di Houdini. Il mago Houdini aveva tra i suoi esperimenti, le sue esibizioni, sì, come si chiamano le esibizioni dei maghi? Hanno un nome, no? I numeri di magia. Ecco, il numero di magia, uno di quelli che preferiva, oltre a legarsi nella cassa, non fatelo, settimana scorsa è morto, è sparito. Non fate queste cose. Ma lui, il mago Houdini, poteva veramente fare tutto. Allora, per così sorprendere le persone, si metteva in una cassa di ferro, sì, con delle sbarre avvolte nel cotone, chiamava un suo assistente e gli diceva: adesso dai fuoco a questa gabbia. Fuoco, così il cotone prendeva fuoco la gabbia. Fuoco, fumo, lui entrava dentro con un gancio da macellaio, un bisteccone, sai, quelli da 2,5 kg, quelli che mangiano i cowboy, quella che non paghi quando sei nel Texas. Se riesci a mangiarla tutta. Sì, 2,5 kg, non la paghi se la mangi tutta. Questo ad Amarillo, da quelle parti. Danilo da Fiumicino la mangia. Ok, allora lui entrava, appendeva questo bistecone così, poi cosa faceva? Era avvolta dalle fiamme, dal fumo, quindi non vedevi esattamente quello che... Lui si sdraiava sul fondo della cassa, aveva fatto un buco per respirare, si metteva una copertina di amianto col cappuccio e usciva quando la bistecca era completamente carbonizzata e non c'erano più le fiamme perché si erano esaurite. Ecco, questo era uno degli esperimenti del mago Houdini. Ma avete idea il caldo, perché ok, c'era il trucco, tutto quello, ma il caldo che era in grado di sopportare? È lo stesso caldo che provano quelli che cucinano quando fanno un piatto tipo Matteo. Gli arrosticini. No, tipo? La pappardelle. Questo è il sugo di lepre. Questo è il caldo che provano quelli che fanno Race Across America come me e poi arrivano a Palo Duro Canyon nel Texas. Sai dov'è quel Palo Duro? 45 gradi. Quando arrivi a Palo Duro Canyon, il silenzio è totale. Senti solo il vento caldo e il richiamo del falco. Questo è il regno del corridore della strada, del coyote, del crotalo ceraste, il crotalo, e dell'erba che rotola. Sì. Man mano che ti addentri nel canyon, senti la forza della terra, del luogo aspro e selvaggio e del suo clima spietato. Ma ne apprezzi la bellezza. Palo Duro Canyon è un ambiente dove la lotta per la sopravvivenza e l'eliminazione di chi non si adatta sono leggi immutabili. Qui ci vivevano i cowboy, tutti d'un pezzo, valorosi comanci, desperados, gente che non prestava troppa fede ai predicatori e alle loro fiamme dell'inferno. Loro, nel luogo più infuocato del mondo, ci vivevano e conoscevano il potere e la violenza del sole. Conoscevano tutti i segreti di questa terra primordiale, il mitico selvaggio West. Uomo, loro sapevano che la vita comincia quando finisce la tua comfort zone. Pedala, respira, bevi e sentiti vivo. I'll always say, guarda caso la canzone si intitola Follow the Water, insegui l'acqua, che è l'oro del terzo millennio, come si dice. E il gruppo come si chiama? Calexico e Iron Wine. Però Calexico è proprio, cioè, Tucson. California e Messico. Tucson è uno di quei posti dove, c'è la percentuale più alta di cactus. Calexico e Mexicali invece? È un'altra frontiera, come il Paso e Juarez. Sono le tre frontiere
tra l'America e il Messico. Ieri sera abbiamo ballato con 35 gradi con il DJ Time. Sembrava di essere in una gigantesca sauna, dicono alcuni ascoltatori, però fantastico. Fantastico. Dopo un po' te lo dimentico. Quando finisce questa comfort zone, lì inizia veramente la vita, perché finché sei lì nella bambagia, nell'aria condizionata, pensi di vivere? No, non stai vivendo. Quando sei in una situazione in cui devi tirare fuori quello che sei, l'uomo è cresciuto, è nato, si è adattato e si è evoluto perché non stava nella comfort zone. Chiaro. Ragazzi, vi ha convinto Aldo questa cosa? La cosa che ci stiamo chiedendo è se questo stesso caldo è quello che si prova durante i falò di confronto. Lascia stare. Profanazione. Però io voglio sapere, ma la tua macchina, uomo? Sì. Ha l'aria condizionata? Allora, la mia macchina. Perché poi qui tutto questo predicare sì, bene. Sì, allora, razzolone. La mia macchina è nera adesso. E l'aria condizionata l'ho staccata. Hai presente come quelli che. Hai strappato i fili. Sì, ho strappato i fili così anche se qualcuno entra e mi dice: mi accendi l'aria condizionata? No, non c'è. Ok. E ieri, quando sono entrato a Luna, che era sotto il sole, 13, sotto il sole, non era quello di Riccione, il sole. Bravo, sotto il sole. Aspetta, citazione di dei giornalisti. Dentro c'erano 44 gradi. Bellissima. Cioè, senza i gatti, ma 44 gradi. Ho fatto 100 metri e la macchina è salita a 45. Non riuscivo a toccare il volante. Però cosa avevo fatto? Avevo aspettato mezzogiorno per andare a correre. Sai come quei surfisti che aspettano l'onda, quella lì. Io guardavo il termometro e guardavo l'ora. Quando il termometro è arrivato nel picco alto a 39 gradi, mi sono vestito e sono andato a correre. Maratona. Quando sono entrato in macchina era fresco. Ti ha fatto un baffo. Cioè, quando poi la temperatura è scesa a 38-39 gradi, stavo da Dio. Perfetto. Bello, dai, abbiamo finito. Ok. Allora, venerdì prossimo, sì. Giornata libera. Giornata libera. Venerdì prossimo il programma va in onda da Riccione, il nostro. Se però c'è la Pina al mattino. Ma la Pina, infatti, non puoi andare dalla Pina. Ma volentieri. No, sai cosa vorrei? Vorrei così che ci fosse sul sito finalmente il video. Ma ci sarà sicuramente. E spero perché è veramente molto bello. Adesso voglio chiamo l'ONU e vediamo cosa si può fare. Chiama. Perché siamo a quei livelli lì. Sì. Perché qual è il problema di gli avvocati. Ma come gli avvocati? Ma state scherzando. Allora, quando ci sono veramente dei problemi nel mondo, sai cosa succede? Cosa succede? Mandano il secondo rap, Legione Straniera. Quelli risolvono i problemi. Chiamiamolo. Buon weekend, ci sentiamo lunedì mattina. Ciao! Grazie. Nuotate, correte, pedalate e bevete. Ciao! Ciao! DJ, chiama in stanza.